Grazie Presidente. Signor Ministro, come è noto e come ricordava lei poc'anzi, il territorio nazionale è stato diviso in tre fasce con il decreto del 3 novembre scorso e queste fasce sono determinate con un algoritmo che tiene conto di 21 parametri. E attraverso un processo complicatissimo e praticamente incomprensibile. Ogni settimana, come sappiamo, il Ministro della Salute decide il destino dei territori regionali applicando questo criterio che di fatto sottopone il destino delle regioni, dei territori regionali a un vero e proprio risico, perché è assolutamente incomprensibile capire cosa potrebbe succedere e condividere le scelte che derivano appunto da questa ordinanza. Le regioni hanno chiesto di semplificare, di adottare cinque criteri molto semplici, di facile comprensione e che potrebbero generare un processo più virtuoso e più condiviso. Vorremmo sapere, in vista del prossimo Conclude. decreto ministeriale, quali sono le intenzioni del Governo. Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha facoltà di rispondere. Ha la parola. Grazie Presidente, ringrazio l'onorevole Parolo, il gruppo della Lega, per le domande che ci consentono di fare alcuni chiarimenti. E no, non lo decide il Ministero della Salute in autonomia, ma quel modello di monitoraggio ogni venerdì è sul tavolo di tutti i presidenti di regione e arriva sul tavolo di ogni presidente di regione dopo un lavoro fatto dalla cabina di regia dentro la quale siedono tre rappresentanti delle regioni, tre tecnici, tre responsabili di una dinamica che è assolutamente scientifica e questo avviene dal mese di maggio, decreto ministeriale del 30 aprile. Ed è accaduto per evitare aperture indiscriminate nella prima fase, quando una parte del paese, legittimamente dopo il primo lockdown duro, faticoso, dopo 8 settimane, chiedeva riaperture immediate e grazie a quel lavoro congiunto, e ringrazio ancora le regioni per la leale collaborazione avuta in momenti anche difficili, abbiamo portato alla riapertura della mobilità tra le regioni al 3 giugno, grazie a quel modello di monitoraggio che poi forse non ha avuto più i riflettori del dibattito pubblico in estate, forse è stato anche un male. Ma è sempre stato lì, ogni settimana, sul tavolo del governo e dei presidenti delle regioni. Quando si è trattato di richiudere, c'è stato un momento di ulteriore confronto. Nella vostra interrogazione parlate dei cinque parametri. Io non so se i 21 diventeranno 5, questo penso debbano deciderlo i tecnici e poi la politica dovrà valutare quali sono le restrizioni più opportune per evitare che possa esserci una terza ondata. Noi vogliamo tenerla ancora bassa la curva, vogliamo tenerla bassa nel mese di dicembre e certamente nel mese di gennaio. E per farlo decideremo con le regioni qual è il metodo migliore. Colgo l'occasione per comunicare che già domani riprenderà il confronto con le regioni in vista del prossimo DPCM, questo in vigore scade il 3 dicembre. Abbiamo chiesto alle regioni una valutazione scientifica ulteriore, oltre ai tre componenti che vi ricordo sono stati indicati dalla Regione Lombardia, dalla Regione Umbria e dalla Regione Campania, le regioni hanno indicato altri 10 tecnici che si stanno confrontando con il professor Brusaferro e con i tecnici dell'Istituto Superiore di Sanità. Io penso che quegli elaborati debbano essere patrimonio collettivo, non sono patrimonio di parte e non portano a decisioni, soprattutto politiche di parte, ma sono decisioni a tutela della nostra condizione sanitaria e di una rigorosa difesa della salute. Grazie. Grazie a lei, Ministro Boccia. Ha facoltà di replicare il deputato Ugo Parolo. Prego, a lei la parola. Grazie, signor Ministro. Prendiamo atto delle dichiarazioni, ma purtroppo ci sembrano abbastanza generiche. C'è certamente una volontà di maggiore collaborazione, la cogliamo positivamente. Ma vede, sappiamo benissimo che ogni settimana l'ordinanza del Ministro della Salute è emanata a seguito di una, diciamo, teorica intesa con le regioni, ma se l'intesa fosse effettiva, le regioni mai sarebbero arrivate a chiedere questa semplificazione. Credo che misure così drastiche, così difficili da accettare dal punto di vista economico, abbiano bisogno di assoluta trasparenza e condivisione. Qui, come è già stato ricordato, non è in discussione il tema della salute, la priorità della salute, ma è in discussione la possibilità
per i territori, per i cittadini, per le imprese, di poter capire cosa succede del loro destino e poter condividere le scelte. Vede, i sacrifici sono accettabili se avvengono all'interno di un percorso, come dicevo, che è comprensibile. Quello che sta succedendo sugli impianti in risalita, veniva ricordato poco fa dai colleghi che mi hanno preceduto, è l'esempio tipico di un percorso che non è stato assolutamente condiviso e trasparente. Si parla impropriamente di chiusura degli impianti di sci. In realtà quello è l'asse portante di un sistema economico, di un intero sistema economico su cui si regge la montagna. Sarebbe, signor Ministro, lei che è pugliese, come chiudere le spiagge, sbarrare le spiagge in Puglia al mese di agosto, magari decidendo 10 giorni prima, forse sì, forse no, e dire banalmente si fa il bagno o non si fa il bagno. Significherebbe far saltare un sistema economico. Allora, se si decide questo, posto che la salute è prioritaria, i soldi ci devono essere e non solo promesse generiche.